Salve a tutti, benvenuti a questo webinar su sperimentare e utilizzare informazioni provenienti da partner privati e da giacimenti digitali. In questa sessione affronteremo temi assolutamente rilevanti per la costruzione di moderni ecosistemi di dati che necessariamente devono poter accedere e utilizzare l'enorme mole di informazioni detenute da soggetti privati e disponibili appunto nei cosiddetti giacimenti digitali di nuova generazione in modo sicuro e senza perdita sostanziale di contenuto informativo. È evidente che queste fonti, soprattutto nel momento in cui le integriamo con dati prodotti dai tradizionali soggetti pubblici, possono garantire la disponibilità di un enorme potenziale informativo per la produzione di statistiche ufficiali di qualità, elevatissimi livelli di dettaglio, estremamente tempestive a supporto dei governi e dei policy makers. È altrettanto evidente che l'accesso e lo sfruttamento a fini statistici di fonti non tradizionali di dati pone nuove sfide, sia di tipo legale, normativo, sia di tipo metodologico e tecnologico, in relazione alle esigenze di protezione dei dati individuali e quindi della cosiddetta, protezione della privacy in input. I contributi che saranno presentati in questa sessione appunto affronteranno questi temi attraverso l'illustrazione e la discussione di una serie di studi, esperienze e analisi che sono state condotte in contesti nazionali e internazionali. Saluto dunque i relatori che interverranno nel corso di questa sessione. E non volendo togliere tempo alle presentazioni, introdurrei direttamente il primo intervento che sarà realizzato a cura del dottor Giovanni Veronese di Banca d'Italia. Il dottor Veronese dal 2018 è a capo della divisione Mercati Emergenti e World Trade. I suoi interessi di ricerca includono l'econometria applicata e l'econometria internazionale. Nel 2021 ha promosso l'iniziativa Principal Data Access nel G20 della presidenza italiana. E nel suo intervento ci parlerà del tema accesso a dati privati, come costruire partnership pubblico-privato per una migliore statistica ufficiale. Lascio quindi la parola a lei, dottor Giovanni Veronese. Grazie, dottoressa Luzzi. Saluti a tutti i partecipanti alla conferenza. E mi fa molto piacere partecipare oggi e ringrazio quindi l'Istat per l'invito a presentare quello che è il lavoro di quest'anno, soprattutto assieme a moltissimi colleghi, sia nella banca, in particolare Banca d'Italia, Claudia Biancotti e Oscar Borgogno, che lavorano con me nel Dipartimento Economia e Statistica. E poi, come vedremo, anche tutta una serie di colleghi nelle varie istituzioni, da prima l'Istat, per esempio, ma poi nei ministeri delle finanze, le agenzie di statistica e le banche centrali dei paesi del G20. Quello che presenterò oggi è quindi il riassunto del lavoro svolto con questi colleghi durante il 2021. Comincio a condividere quindi lo schermo. Spero che sia allo schermo giusto, quindi non aspetto un cenno dalla dottoressa Luzzi, perfetto. Ok, quindi l'iniziativa che abbiamo promosso nel G20 si chiama appunto Principal Data Access, quindi già inizialmente da subito l'idea un'iniziativa di normare, di dare una sorta di framework normativi all'accesso ai dati privati. E quindi questo può avvenire attraverso delle partnership che dovrebbero servire a migliorare il funzionamento, la costruzione, ma anche e soprattutto il grado di informatività delle statistiche ufficiali. Quella che è la presentazione di oggi seguirà lo schema qui. Darò conto di quello che è il framework del G20, come avvengono certe decisioni in un quadro internazionale come il G20. Descriverò brevemente il problema dell'accesso ai dati di natura privata, in particolare quali sono gli ostacoli all'accesso ai dati privati, e darò poi conto di quelli che sono i principi che secondo noi possono sottostare a partenariato tra pubblico e privato per migliorare le statistiche ufficiali. E infine, visto che ormai siamo alla fine della presidenza italiana del G20 di quest'anno, anche in qualche modo darò in qualche modo conto di quelle che sono le iniziative che si sono avviate a seguito di questo primo progetto e di quelle che saranno probabilmente le prossime mosse sul quadro internazionale.
Allora, parto come prima cosa dall'iniziativa nel G20. Allora, come sapete, il G20 è insomma, raccoglie i principali paesi del mondo e questi lavorano in collaborazione continua su diverse direttrici. Quella nella quale le banche centrali sono coinvolte, assieme anche agli istituti di statistica e in particolare poi il Ministero delle Finanze, è il cosiddetto Finance Track. Finance Track che è, appunto, come dice la parola, si occupa di sostanzialmente favorire migliori politiche macroeconomiche e finanziarie e per fare questo chiaramente le statistiche ufficiali sono una delle principali bussole per lavorare, per affrontare problemi di policy e decidere quali politiche adottare. Il risultato, se vogliamo, intermedio di questo lavoro fatto nel G20 è stato, come sapete, il G20, diciamo, si esplicita in comunicati che vengono espressi dai ministri, governatori e poi anche dai presidenti, dai leader dei paesi del G20. E il primo passo intermedio è stato durante la scorsa primavera, è stato quello di inserire nel comunicato questa riga in azzurro, in cui ministri delle finanze e governatori dei paesi del G20 sostanzialmente riconoscevano l'importanza di aumentare la mole di dati accessibili e forniti anche appunto da attori privati su molteplici temi, in particolare qui c'è sottolineato il tema ambientale, e si sottolineava come l'accesso a questi dati incredibilmente ricchi che la digitalizzazione ci aiuta ad avere, può naturalmente, sottostando a tutta una serie di tutele normative e sulla protezione dei dati e sulla privacy, può aiutare i policy maker a informare le loro decisioni meglio e quindi anche a migliorare le proprie politiche. Quindi da qui cosa scaturiva? Scaturiva un input di natura politica che arrivava diciamo, agli attori che intervengono nella raccolta delle statistiche, quindi ho in mente tutte quelle che sono le agenzie internazionali e nazionali di statistica, che venivano, diciamo, in qualche modo, chiamate a lavorare, a cooperare tra loro per preparare una serie di possibili linee guida di una possibile nuova Data Gap Initiative. Una Data Gap Initiative nel senso che si ne riconosce che mancano molti dati per informare le nostre politiche e solo la cooperazione tra attori internazionali può aiutarci a superare questo ostacolo. Da questo passo intermedio che avveniva nell'aprile 2021, siamo arrivati allo scorso ottobre alla dichiarazione di Roma e dei leader del G20 a riconoscere la stessa, diciamo, la stessa importanza dei dati e a chiedere alla cosiddetta Interagency Task Force, che appunto riunisce i principali attori internazionali come il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, l'OCSE, il Financial Stability Board e poi l'Eurostat e quindi tutti gli attori principali nelle agenzie statistiche a raccogliere quelle che sono le possibili linee guida di una nuova attività sul fronte statistico internazionale. E questo è quello che succederà anche nel prossimo anno all'indomani della presidenza italiana. Quindi veniamo all'iniziativa in particolare. Allora, inquadriamola dal punto di vista, diciamo, molto generale. Con l'avvento prima dell'avvento della digitalizzazione, l'input di informazione che entrava nelle information set delle agenzie di statistica era particolarmente ristretto, si può dire, ed era in quasi monopolio delle agenzie statistiche ufficiali, quindi sia produttori di statistiche come banche centrali, ma soprattutto gli istituti di statistica. Con l'avvento della digitalizzazione, questo input di informazione diventa overabundant e più che altro è prevalentemente raccolto da attori privati ed è fortemente concentrato in alcuni soggetti come le Big Tech. Quindi in questo momento per il settore privato possiamo ben dire che abbia un vantaggio comparato sia nel volume, nello scopo e nella granularità delle informazioni che sono raccolte su ogni aspetto della nostra vita economica e sociale. E se vogliamo, sappiamo bene anche che le statistiche ufficiali, le agenzie statistiche hanno, e soprattutto poi i policy maker, quindi hanno difficoltà a riuscire a utilizzare questa ricchezza informativa.
quello che è stato veramente l'epifania in questo caso per noi come policy maker è stata sicuramente la pandemia. La pandemia ci ha aperto gli occhi di fronte alle quelle che sono le mancate appunto opportunità e avendo talmente grandi sfide da affrontare, ci si è resi conto che il mancato accesso ad alcune tipologie di dati impediva una politica efficace. Quindi questo cosa ha forzato? Ha forzato le statistiche ufficiali, i produttori di statistiche ufficiali ad adattarsi alle necessità degli utenti, alle loro aspettative. Pensiamo ad esempio a come i policy maker in ciascun paese del mondo dovevano in qualche modo monitorare quello che sono l'efficacia delle misure di contenimento di natura non sanitaria. O per esempio nel caso delle banche centrali, quello che era la comprensione del fenomeno inflattivo a fronte di transizioni così rapide negli abitudini di consumo, quando siamo chiusi in casa, consumiamo più un certo tipo di beni e non consumiamo un certo tipo di servizi. Oggi invece ci troviamo a dover monitorare con molta attenzione quelle che sono le trasformazioni dovute anche alla digitalizzazione, ma alle nuove modalità di lavoro e quindi avere informazioni granulari sulla evoluzione del mercato del lavoro è estremamente importante. Ben grandi società che lavorano nei dati possono farne uso di queste informazioni e spesso sono anche entrate direttamente nel mercato di questi indicatori, nel senso che rilasciano informazioni, pubblicano statistiche direttamente su molti aspetti della nostra vita. Pensiamo agli indicatori di mobilità di Google che sono diventati estremamente centrali nella discussione di policy anche per monitorare appunto l'evoluzione dell'attività produttiva. Questo però da un lato è positivo, estremamente buono, però dall'altro ci crea anche dei problemi perché si crea una cacofonia di segnali che in qualche modo può anche creare confusione, quindi si può anche creare una difficoltà di capire di chi ci possiamo fidare, di che fonte informativa possiamo fare uso e di quale possiamo fidarci. Naturalmente la competizione nello spazio degli indicatori statistici è inevitabile, è sicuramente da accomodare ed è un risultato inevitabile della datificazione dell'economia. Ma diciamo che è diventata, soprattutto in questa fase diciamo, durante la pandemia, molti attori pubblici sono stati costretti a una eccessiva, se vogliamo, dipendenza da queste fonti di natura privata. E le agenzie statistiche in primis hanno avuto difficoltà nel riuscire ad accedere a questi dati. Questo perché i rapporti con questi attori privati sono spesso ancora non normati, sono molto frammentati, sottosviluppati nel senso che magari sono diversi tra paese e paese, l'approccio è molto diverso. E quindi quello che da qui è scaturito come riflessione da primis in banca quando abbiamo inizialmente pensato a questo problema, ma poi con tutti i colleghi europei e poi quelli del G20, da qui è nata l'idea di partire per in qualche modo trovare diciamo, degli elementi per rafforzare il partenariato tra attori pubblici e attori privati. Quali sono naturalmente i problemi sottostanti la possibilità di accedere a questi dati? Beh, in primis direi che uno dei, diciamo, fondamentali, diciamo, ostacoli è quello della fiducia o la mancanza di fiducia. Da prima nella comunità stessa, cioè i cittadini sono ormai divenuti estremamente attenti e cauti nel condividere le informazioni con chi che sia, in particolare anche, per esempio, nella loro vita quotidiana attraverso i loro social network. E quindi sono assai cauti appunto chi co colleziona questi dati, chi li raccoglie e chi poi viene ad accederli in altro modo perché questi dati vengono condivisi. E quindi se si deve pensare di accedere in modo più ampio e per la funzione statistica a questi dati, questo dovrà essere fatto nella misura in cui la fiducia dei cittadini viene preservata. E poi, in secondo luogo, c'è una fiducia che va formata e va sicuramente garantita, che è quella tra agenzie statistiche e provider di dati. Le tipologie di dati che queste diciamo, istituzioni private raccolgono sono estremamente complesse e quindi c'è una forte asimmetria anche tra quello che loro sanno essere disponibile, il tipo di dati, il tipo di risposte a cui questi dati possono aiutare a darci, e i policy maker che si trova, diciamo, con delle domande a cui non è in grado di sapere se questi dati potranno rispondere.
Poi c'è un problema chiaramente di utilizzabilità di questi dati, perché questi dati sono raccolti da attori privati, per un, diciamo decisamente per motivi che sono chiaramente legati al profitto di questi attori e al loro interesse, quindi non sono necessariamente poi riutilizzabili direttamente dall'attore nelle statistiche ufficiali. E quindi ci sarà tutta una serie di problemi che vanno affrontati per garantire la utilizzabilità di questi dati, e nelle sessioni che seguiranno si parlerà proprio di questo. Infine, c'è un problema di sostenibilità di questi partenariati, perché questi dati, per poter essere utilizzati in modo, diciamo, stabile e costante dell'autorità statistiche, dovranno in qualche modo essere garantite, diciamo, un accesso sistematico e tempestivo attraverso quindi delle partnership. Perché la parola partnership? Perché la parola partnership vuole sottintendere al fatto che da prima è una parola che è legalmente neutra, nel senso che soprattutto in un ambito internazionale come quello in cui viviamo attraverso la datificazione della nostra economia, in cui gli attori che raccolgono queste informazioni sono attori che raccolgono informazioni in più paesi, in più giurisdizioni. Ebbene che quindi una partnership, se funziona, deve essere sicuramente compatibile con le diverse realtà normative e giuridiche che esistono nel G20 o anche oltre. E quindi si deve accomodare la possibilità che questo accesso ai dati avvenga attraverso partenariati che prevedano un accesso di natura volontaria, che possa essere di natura contrattuale o può essere anche imposta per legge. Pensiamo alla continuum appunto di normative che esistono nei paesi, dal caso per esempio cinese o saudita, in cui l'accesso ai dati per usi, per interessi pubblici è sostanzialmente garantito per legge, o alla situazione invece limite, invece del caso anglosassone e statunitense, in cui avviene per motivi, diciamo, attraverso una forma contrattuale. Quindi questo, poi la parola partnership vuole anche intendere, sottintendere il fatto che ci vuole una finalità, cioè una finalità di common good per avere delle statistiche migliori che ci garantiranno anche un maggiore benessere, perché le politiche saranno migliori. E non a caso molti degli attori privati già si sono in qualche modo mossi per aiutarci come policymaker ad avere un set informativo più ampio. E di nuovo le iniziative di cui parlavo prima, di Google, ma anche quelle di Facebook, di Data for Good, che sono in qualche modo nate e si sono moltiplicate durante la pandemia, sottendono proprio a questo, che c'è una volontà anche da parte degli attori privati a cooperare. Naturalmente, in un'iniziativa internazionale come questa, queste partenariati devono essere desiderabili e accettabili, dalle singole istituzioni, dalle singole giurisdizioni in cui avvengono. Quindi si deve lasciare concedere libertà poi di come i dettagli verranno poi descritti nei singoli paesi. Da ultimo, quello che abbiamo sottolineato nel lavoro è che nella definizione di queste partnership, forse uno degli elementi chiave che manca ancora è una definizione dei diritti di proprietà sui dati, che è un tema, il tema dei diritti di proprietà è fortemente dibattuto nella letteratura economica e legale, ma forse andrebbe tagliato meglio per quelli che sono i dati. È un dibattito che è ancora molto in formazione, ma che secondo noi potrà formare formare la discussione meglio una volta che ci sarà più chiarezza su questi aspetti. Veniamo a quello che poi è stato il lavoro nel G20. Con i colleghi di cui ho parlato prima, dei paesi del G20, abbiamo avuto una serie di discussioni che sono andate, diciamo, avanti durante la primavera di quest'anno e con i quali abbiamo in qualche modo dapprima discusso all'interno diciamo, dei colleghi dell'Unione Europea, dove, diciamo, c'è un quadro normativo che va formandosi, più chiaramente comune e più a noi consono, e poi via via estesosi agli altri paesi principali del G20 e poi all'intero consesso. Quello che abbiamo definito nella nostra, diciamo, discussione è una serie di principi che vengono ripartiti in tre filoni. Il primo, che è quello più in alto nella casella blu qui della slide, sono una serie di principi che in qualche modo devono interessare, coinvolgere sia gli attori privati che in qualche modo danno accesso ai dati, sia gli attori pubblici che accedono ai dati, in particolare quindi l'Agenzia di Statistica.
Come vedete, c'è una serie di principi che hanno a che fare con il, per esempio, quella che viene, diciamo, scaturisce dalla nostra normativa europea sulla GDPR, sulla limitazione della finalità, cioè i dati sono raccolti dagli attori privati e poi dagli attori pubblici per una precisa finalità, che è quella della raccolta per la finalità statistica. Questi dati quindi vanno raccolti solo nella misura in cui servono a queste finalità. E quindi c'è un principio di data minimization. C'è poi un principio di protezione e tutela della privacy, sia degli attori, diciamo, dei soggetti individuali, quindi degli utenti, sia anche delle imprese che poi possono concedere l'accesso a questi dati. C'è un principio di proporzionalità, un principio di trasparenza, cioè gli attori sia pubblici che privati coinvolti in questo partenariato devono essere trasparenti tra loro nel in qualche modo comunicare, come dicevo prima, le potenzialità dei dati che esistono, come anche l'utilizzo da parte dell'attore statistico che verrà fatto, quindi se raccolgo dei dati circa i prezzi o una modalità di consumo da parte dei consumatori di un certo paese, l'agenzia statistica deve rivelare all'attore, la piattaforma che eventualmente li raccoglie, le finalità, per esempio di costruzione di un indice prezzo al consumo o di un paniere meglio rappresentativo delle abitudini di spesa online. Quindi questa trasparenza tra gli attori deve essere garantita. Poi veniamo a una serie di principi che abbiamo in qualche modo definito, che devono valere per le agenzie statistiche ufficiali, che sono, diciamo, elencati a sinistra nella fascia inferiore della slide, e questi hanno a che fare, per esempio, parlo dell'ultimo, di collect only once, per esempio, quindi l'agenzia statistica che raccoglierà dati sui prezzi da una certa piattaforma online, per esempio, li raccoglierà solo una volta se vengono utilizzati per più finalità, quindi non deve andare a tempestare di richieste la piattaforma X e Y per tre volte se poi la finalità era la medesima o se insomma in qualche modo aveva interesse a quei dati. Poi c'è una serie di principi che invece valgono e che sono stati descritti per gli attori privati. E questi hanno a che fare di nuovo con informazioni, le cosiddette metadati, che sono importantissime informazioni che sono accessorie al dato, ma che servono all'agenzia statistica per capire meglio la tipologia di dati, il modo in cui sono stati raccolti, che servono a chiarire e migliorare poi la statistica che verrà costruita sulla base di questi dati. E da ultimo c'è un principio di armonizzazione internazionale, nel senso che anche qui gli attori, come le piattaforme online, pensiamo a Google, pensiamo ad Amazon, raccolgono queste informazioni in più paesi. E quindi, avendo a che fare con attori con giurisdizioni diverse, la cosa importante è che ci sia un tentativo di armonizzare le richieste e il metodo di scambio di informazioni. Quindi dovrà avvenire attraverso formati e standard che il più possibile dovranno essere armonizzati tra paesi. Quindi questo è una serie di principi che troverete descritti poi nel lavoro che illustrerò e metterò linkato nella ultima slide. Qual è poi quindi il processo e come intende andare avanti nei prossimi anni? La presidenza italiana è terminata ormai e quindi, diciamo, l'impeto, se vogliamo, politico da parte dei leader c'è stato e tutti i paesi hanno riconosciuto l'importanza di procedere per una migliore diciamo, accessibilità a questi dati. Come avviene? La Data Gap Initiative in cui hanno partecipato i paesi del G20, gli attori principali, istituzioni internazionali che fanno diciamo, che costruiscono le statistiche, poi quindi anche le agenzie nazionali, all'indomani della crisi finanziaria era avvenuta perché si era rivelato un forte gap nei dati di natura finanziaria. Questo era quello che era successo all'indomani della crisi finanziaria del 2008-2009. E diciamo, nella Data Gap Initiative, che è finita, è andata a terminare dopo ormai un ventennio, quest'anno si è deciso di in qualche modo pensare a una nuova iniziativa di collaborazione statistica. E questa probabilmente prenderà forma il prossimo anno sotto l'iniziativa della presidenza indonesiana. E all'interno di questi già è stato definito una sorta di programma di lavoro. Uno dei punti fondamentali è esattamente quello del miglioramento dell'accesso ai dati, sia di natura privata, quindi tutta, diciamo, discussione che vi ho illustrato prima, sia di quella di natura amministrativa, quindi anche i dati amministrativi vengono considerati estremamente importanti. E
Quindi in questo consesso le istituzioni internazionali come l'Agenzia Statistica delle Nazioni Unite, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale saranno lead insieme all'OCSE di vari lavori di natura statistica. Poi andando invece più vicino ai nostri confini, limitandoci a quello che avviene dentro all'Unione Europea, un importante processo normativo che è stato avviato dalla Commissione europea e che poi è stato avviato addirittura nel momento in cui partiva purtroppo si scatenava la pandemia, nel febbraio 2020, è la strategia sui dati. Dottor Avviata con. Veronese, un Sì? minuto per concludere, grazie. Con la comunicazione del 2020, la Commissione delineava una serie di iniziative normative. In particolare, tra questi, importantissimo è la proposta di regolamento sul Data Act. E qui ci sarà proprio una riformulazione di quello che è l'accesso ai dati privati per finalità pubbliche. Tra queste, le agenzie pubbliche di statistica saranno fortemente interessate. Da ultimo, voglio rilevare che gli aspetti internazionali continuano ad essere discussi anche in altre sedi, in particolare nel G7, con questa iniziativa di Trade Principles, in cui l'accesso ai dati privati delle piattaforme è discusso anche dai paesi del G7, ma anche tra iniziative di natura internazionale come quelle bilaterali tra Stati Uniti e Unione Europea, che è qui delineata. Voglio quindi, infine, illustrare due punti da cui potete in qualche modo imparare di più quello che abbiamo fatto. Il primo è il lavoro di cui ho illustrato nelle slide precedenti, questo Principal Data Access Paper che abbiamo pubblicato da poco nella collana di Banca d'Italia, e poi rimando qui a iniziative invece internazionali, in primis il rapporto della Banca Mondiale sui dati di quest'anno e alcune iniziative precedenti da parte dell'Agenzia Nazionale delle Nazioni Unite delle Statistiche. Rimando quindi alla casella funzionale a cui potete richiedere eventuali informazioni su questa iniziativa. Grazie a tutti di nuovo. Grazie, grazie a lei, dottor Veronese, per questo interessantissimo excursus. Passerei quindi immediatamente al secondo contributo di questo webinar, che è presentato dal dottor Massimo De Cubellis, che lavora nella direzione metodologica dell'Istat e che si occupa di ricerca nell'ambito dei big data. Il dottor De Cubellis collabora a diversi progetti internazionali sui temi delle Trusted Smart Statistics e dell'Input Privacy Preserving. Quindi, nel contributo che si accinge a presentare, dal titolo Input Privacy Preserving Techniques, un progetto UNESCE, ci racconterà appunto l'esperienza maturata in uno di questi progetti. Massimo, a lei la parola. Grazie mille, dottoressa Luzzi, un saluto a tutti, vi do anch'io il mio benvenuto a questa 14ª Conferenza Nazionale di Statistica, a questa sessione dedicata proprio a questi temi che ha presentato Oretta. E condivido la presentazione. Ok, prima di cominciare volevo ringraziare i colleghi che insieme a me stanno contribuendo a questo progetto, e sono Monica Scannapieco, Mauro Bruno e Fabrizio De Fausti. In questa presentazione parleremo appunto dell'input privacy preserving. Scusa. Testa visibile, metto. Ok, scusate per il disguido. E niente, dicevo appunto che in questa presentazione parleremo dell'input privacy preserving, delle sue tecniche e di un progetto UNECE che stiamo seguendo come Istituto Nazionale di Statistica. Faremo dapprima una panoramica su quello che è l'input privacy preserving, l'input privacy come concetto, la sua contrapposizione rispetto alla privacy in output. Parleremo poi delle motivazioni che stanno spingendo gli istituti nazionali di statistica ad occuparsi di queste tematiche. Per passare poi a una panoramica di quelle che sono le principali tecniche di privacy preserving, per illustrare poi il progetto UNECE proprio nei suoi aspetti, descrivendovi alcuni casi d'uso che sono stati sviluppati all'interno del progetto e un mini pilot. E infine trarremo delle conclusioni. Come potete vedere da questa figura, sostanzialmente rappresenta un'astrazione semplificata dei moderni processi di produzione statistica.
in questi processi di produzione statistica abbiamo sostanzialmente tre tipi di soggetti. Ci sono delle computing parties che si occupano di effettuare un'analisi statistica. Per fare ciò hanno bisogno di accedere a delle fonti dati detenute da parti di input e producono dei prodotti statistici che vengono poi forniti alle output parties. Nel fare questo, le computing parties devono occuparsi di privacy sia lato output verso i soggetti appunto destinatari dei prodotti statistici, sia lato input nel momento in cui devono accedere a queste fonti di dati detenute dalle input parties. In questa presentazione ci concentreremo soprattutto su quest'ultimo aspetto, cioè sull'accesso alle fonti dati detenute dalle input parties. E questo accesso ovviamente deve essere fatto senza violare quella che è la privacy dei rispondenti. Quindi per fare questo è necessario adottare delle tecniche proprio di input privacy. Come potete vedere, mentre nell'output privacy sostanzialmente si mira a ridurre il rischio di violazione della privacy nella fase di pubblicazione dei prodotti statistici, e lo si fa attraverso delle tecniche quali la differenza di privacy o la statistica disclosure control. Nell'input privacy usiamo invece delle tecniche che sono basate sulla trasformazione dei dati finalizzata a preservare quella che è la privacy delle fonti di dati stessi. Questo concetto di trasformazione è molto molto importante, perché ogni tecnica poi adotterà una trasformazione dei dati a tutela proprio della privacy in modo differente. Si distinguono proprio queste tecniche in base al tipo di trasformazione che verrà effettuato sui dati, ma lo vedremo nelle slide successive. Alcuni esempi delle principali tecniche di input privacy sono la SQL Multiparty Computation, l'Homomorphic Encryption, la Trusted Execution Environment e il Federated Learning. Vediamo ora quali sono le motivazioni, cioè perché gli istituti nazionali di statistica si stanno occupando di affrontare queste tematiche legate all'input privacy preserving. Diciamo che la motivazione è legata proprio all'avvento dei big data, all'avvento di queste nuove fonti che, come è stato detto anche nel precedente intervento, rappresentano comunque delle opportunità per gli operatori del settore, per gli istituti nazionali di statistica in particolare. L'avvento di nuove fonti però ha portato la statistica ufficiale a muoversi verso nuovi scenari di produzione che coinvolgono l'uso di dati detenuti da soggetti esterni, che possono essere sia soggetti privati, quali per esempio gli operatori di telefonia mobile, ma anche soggetti pubblici, quali le banche centrali oppure altri istituti nazionali di statistica. Queste nuove esigenze, questi nuovi bisogni sostanzialmente ci riferiamo quindi alla possibilità per l'Istituto Nazionale Statistica di accedere a queste nuove fonti di dati denominate Big Data, oppure anche all'abilitazione di collaborazioni Big Data tra Istituti Nazionali Statistica, hanno portato l'Istituto Nazionale Statistica a prendere in considerazione proprio l'input privacy. Vediamo ora quali sono le principali tecniche che permettono di realizzare la privacy in input. Come abbiamo già detto, le principali tecniche sono la SQL Multiparty Computation, il Federated Learning, l'Homomorphic Encryption e il Trusted Execution Environment. Le descriveremo brevemente, anche per questioni di tempo, giusto per dare un'idea di quali siano le caratteristiche di ognuna di esse. La SQL Multiparty Computation è un paradigma basato sulla comunicazione tra le parti. Sostanzialmente i dati vengono suddivisi e ogni parte invia una piccola porzione dei propri dati. Le altre parti non possono mai ricostruire i dati iniziali proprio per preservare la privacy di input, ma possono eseguire delle elaborazioni, delle compilazioni sulle porzioni di dati che hanno ricevuto dagli altri soggetti. Una volta che ogni parte ha finito la propria elaborazione, tutto può essere aggregato e il risultato dell'output può essere condiviso con le altre parti. Per spiegare meglio il concetto di SQL Multiparty Computation si fa spesso un esempio che rende bene l'idea di come queste tecniche algoritmiche siano molto molto efficaci. Supponiamo per esempio di avere cinque persone, cinque soggetti che vogliano conoscere un'informazione aggregata, cioè la somma dei loro stipendi, però senza rivelare a nessuno dei partecipanti quanto ognuno di essi guadagni, essendo lo stipendio un'informazione riservata. Questo problema apparentemente impossibile si può risolvere semplicemente attraverso proprio la tecnica SQL Multiparty Computation. Come si fa? Ognuno dei cinque partecipanti prende per esempio 10 fogliettini di carta e scrive 10 numeri,
la cui somma è proprio il proprio stipendio. A questo punto i dati, come abbiamo detto, vengono suddivisi, cioè iniziano a scambiarsi questi fogliettini l'un l'altro, in modo tale che dopo un certo numero di iterazioni ognuno di essi avrà sempre 10 pezzetti di carta, la cui somma non sarà più il dato sensibile, cioè ovvero il proprio stipendio, ma sarà un numero, diciamo, pseudo casuale, che non è più un'informazione sensibile. Questo numero può essere condiviso con tutti gli altri, in modo tale che ognuno di essi può facilmente ottenere la somma dei propri stipendi, che era l'informazione desiderata, semplicemente sommando i numeri rivelati da ognuno. Come vedete, una tecnica algoritmica molto efficace, e può essere applicata non solo alla somma, come ho appena spiegato, ma anche ad operazioni molto più complesse. Si può realizzare addirittura una regressione lineare attraverso questa tecnica. La seconda tecnica è anche l'uso del federated learning. Ovviamente qui diamo solo un accenno perché la vedremo in maniera molto più approfondita nelle slide successive. Il principio del federated learning, che sta alla base del federated learning, è che per garantire la privacy in input, nel momento che si addestra un modello machine learning, si porterà il modello laddove si trovano i dati e non i dati laddove si trova il modello. Un'altra tecnica è la crittografia omomorfa, l'homomorphic encryption. L'homomorphic encryption è un tipo di crittografia basata su una tecnica che permette la manipolazione di dati cifrati. Per esempio, avendo due numeri x e y cifrati secondo un algoritmo omomorfico partendo dai numeri a b, è possibile calcolare la somma cifrata A e B sommando direttamente due numeri X e Y, cioè i numeri cifrati, senza la necessità di doverli decifrare. Perché è importante questa tecnica? Perché, come abbiamo detto prima, nell'input privacy, la soluzione input privacy è che l'accesso ai dati deve avvenire in modalità privacy preserving, quindi deve avvenire in una modalità in cui la parte che effettua l'elaborazione non accede mai alle informazioni in chiaro. Quindi, come potete capire, questa tecnica permette di effettuare elaborazioni su dati cifrati senza doverli mai decifrare, cioè, ed è proprio quello che è proprio l'assunzione di base dell'input privacy. Quindi anche questa è una tecnica molto utile, molto cifrata in questo contesto. Un'altra tecnica è la Trusted Execution Environment, la quale, a differenza delle precedenti, che sono tecniche algoritmiche, questa tecnica rappresenta una soluzione hardware al problema dell'input privacy. Come potete vedere nella figura che presentata in questa slide, nella parte destra, c'è all'interno di un imputation server una parte delimitata da questo confine blu che rappresenta un enclave, cioè una sorta di computer all'interno di un computer dotato di una propria autonomia, di una propria indipendenza rispetto al computer centrale. Questa parte ovviamente è una parte chiusa dove non è accessibile dalla macchina principale ed è chiamata appunto enclave. La tecnologia enclave permette ai programmi di essere eseguiti in isolamento da tutti gli altri programmi del computer centrale e anche dal sistema operativo del computer centrale. Quindi tutti i dati in entrata e uscita da questa enclave sono cifrati e l'elaborazione in chiaro, su dati in chiaro, è possibile soltanto all'interno dell'enclave. Ovviamente sia l'integrità che il codice che viene eseguito all'interno dell'enclave può essere controllato esternamente. Questo in modo tale che chi deciderà di affidarsi a questo tipo di soluzione potrà avere fiducia in questa architettura. In modo tale avrà sempre la possibilità di controllare quella che è l'integrità e il codice che gira all'interno dell'enclave. Passiamo ora a parlare del progetto UNICE, del quale ci siamo occupati come Istituto Nazionale Statistica e che tratta proprio il tema dell'input privacy preserving. Un progetto, come abbiamo detto, UNECE, che nasce sotto il cappello dell'High Level Group per la modernizzazione degli uffici di statistica. Ha avuto una durata di circa un anno e mezzo, terminerà a fine anno, e probabilmente verrà esteso per un ulteriore semestre. Oltre al nostro Istituto Nazionale Statistica, in questo progetto sono coinvolti anche gli istituti nazionali di statistica vietnamita, messicano, inglese, olandese, oltre ovviamente all'UNICE stessa ed Eurostat. I principali obiettivi di questo progetto sono quelli di investigare i casi d'uso statistici che richiedono protezione dei dati lato input, di valutare l'applicabilità di queste tecniche che abbiamo brevemente illustrato nelle slide precedenti nei principali scenari statistici, identificare poi quali sono le opportunità di condivisione all'interno della comunità statistica e creare comunità tra organizzazioni statistiche e partner esterni, quali l'università o
società private operanti proprio nel settore dell'input privacy per esempio. Il progetto che abbiamo seguito è stato strutturato in due work package principali. Il primo più di natura documentale, nel quale sono stati documentati appunto dei casi d'uso già esistenti che i partecipanti al progetto hanno apportato nella fase iniziale del progetto, nella loro versione originale. Questi casi d'uso sono stati poi generalizzati e descritti attraverso un framework logico che è nato proprio nel corso dei lavori del progetto. È un framework logico che permette la descrizione di questi casi d'uso di statistica ufficiale nel contesto dell'input privacy, in modo tale da creare uno standard nella loro descrizione. Il secondo work package invece ha avuto una natura più applicativa. Sono stati sviluppati dei veri e propri casi d'uso ed è stato suddiviso in tre tracce. Nella prima traccia ci siamo occupati del private asset intersection, che è una delle funzionalità della SEPA Multiparty Computation, e sono stati presentati tre casi d'uso, uno dal nostro Istituto Nazionale di Statistica proprio sulla private asset intersection con funzionalità di analytics. L'istituto invece olandese CBS ha presentato un caso analogo con un'estensione relativa all'applicazione di tecniche monomorphic encryption. E infine l'istituto canadese, sempre sul tema della private asset intersection, ha presentato un caso d'uso relativo alla misura della copertura delle fonti dei dati con l'utilizzo di una terza parte, sempre modalità privacy preserved. La seconda traccia ha riguardato il private machine learning, ma ne parleremo nelle due slide successive. E infine c'è stata una traccia relativa all'organizzazione di consultazioni esterne, questo per supportare gli istituti nazionali di statistica nella progettazione e nello sviluppo di servizi di input privacy preserving. Vediamo ora alla seconda traccia, proprio il private machine learning. Allora, in questo mini pilot sostanzialmente abbiamo voluto simulare un ambiente runtime con diversi istituti nazionali di statistica che raccolgono dati da sensore con lo scopo di eseguire un addestramento machine learning di tipo privato. Ovviamente l'architettura è un'architettura distribuita con un coordinatore centrale. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che quando parliamo di tecniche private machine learning con federated learning, il principio di base è che si importa il modello laddove sono i dati e non i dati dove è il modello. Per questo motivo l'architettura richiesta per la gestione di questo tipo di problemi è un'architettura distribuita. I dati utilizzati in questo mini pilot sono dati da accelerometro, abbiamo utilizzato Pendeta e abbiamo eseguito un compito classico di machine learning che è un compito di classificazione. Nel nostro caso l'obiettivo era quello di predire l'attività umana partendo da dati appunto da accelerometro. La tecnologia input privacy preserving che abbiamo voluto sperimentare è la Federated Learning e abbiamo usato un framework open source che si chiama Flower. Vediamo come funziona. Allora, abbiamo quindi un'autorità centrale che vuole eseguire un federated learning, un addestramento di un modello federated learning, un modello predittivo, con quattro istituti nazionali di statistica. Come potete vedere, i dataset risiedono presso i singoli istituti nazionali di statistica, proprio per quello che ci siamo detti prima. Nel primo passo, sostanzialmente, il server, quindi l'autorità centrale, fissa una strategia, nel nostro caso adottiamo per esempio una media federata, ed invia il modello ai client. Nel secondo step, l'autorità centrale appunto invierà modello e parametri ai client. Ogni client riceverà questi parametri e addestrerà il modello ricevuto sui propri dati, in maniera indipendente l'uno dall'altro, in modo tale da garantire la privacy dei dati che detengono. Una volta addestrato questo modello, verrà rinviato al server che effettuerà l'aggregazione del modello, o meglio dei pesi del modello per chi è più pratico di addestramento modelli machine learning, seguendo la strategia prefissata, e quindi arriverà a produrre un modello rappresentato dal cubetto giallo, un modello predittivo per la predizione dell'attività umana, che è frutto dell'addestramento dei singoli istituti nazionali di statistica sui propri dataset. Ovviamente sono possibili altre configurazioni rispetto a quella mostrata, però ci sono degli elementi fissi in ogni tipo di configurazione che decidiamo di adottare. Questi elementi fissi sono che i dati non sono condivisi tra gli altri istituti nazionali di statistica in modo tale da garantire la privacy di input. Sono possibili differenze strategie ed strategie differenti anche più complesse di quelle dell'aggregazione e ovviamente sono possibili anche più iterazioni. Adesso per una questione
semplificativa abbiamo visto una sola iterazione nella testa dentro del modello machine learning, ma come sappiamo le iteration di questi modelli sono molto più numerose. Vediamo un attimo adesso quali sono le conclusioni a cui siamo arrivati nella sperimentazione di questo progetto. I risultati ottenuti più significativi sono stati sicuramente la condivisione dei precedenti esperienze sul tema del privacy preserving che ogni partecipante al progetto aveva già adottato prima dell'avvio del progetto. C'è stato poi un sviluppo di nuovi mini pulse, nuovi use cases applicati proprio al tema della privacy set intersection e del federated learning. C'è stata un'acquisizione di know-how su come applicare queste tecniche all'interno della statistica ufficiale. Abbiamo in corso un'interessante collaborazione con PET Lab delle Nazioni Unite, che rappresenta un laboratorio in cui vengono studiate e sperimentate queste tecniche in maniera sempre più avanzata. E per quanto riguarda invece poi gli ulteriori sviluppi che ci siamo posti sia nel proseguo del progetto, ci auspichiamo di ottenere nel primo semestre del 2022, e riguardano soprattutto appunto l'estensione di questo progetto per poter sperimentare nuovi casi d'uso, nuovi mini pilots, la progettazione di una piattaforma per la fornitura di servizi in privacy preserving e l'applicazione delle lezioni imparate nella produzione di statistica ufficiale all'interno dei propri istituti nazionali di statistica. Sono alcune reference, con questo vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola alla dottoressa Luzzi. Grazie Massimo per questa presentazione e per il panorama anche a livello internazionale su questo tema dell'input privacy. Passerei quindi al terzo intervento a cura del dottor Fabio Volpe. Fabio Volpe è a capo dell'unità di IGEOS che si occupa dello sviluppo di prodotti e servizi da immagini satellitari ottiche e iperspettrali. Ha un'esperienza trentennale nella gestione e elaborazione di dati satellitari finalizzata all'estrazione di informazioni. Dottor Volpe è membro di gruppi di lavoro delle Nazioni Unite relativi all'impiego dell'informazione geospaziale e nel suo intervento quindi parlerà di come elaborare i dati satellitari per l'estrazione di informazione statistica. Dottor Volpe, le lascio la parola, grazie. Sì, un saluto a tutti i partecipanti e ringrazio l'ISTAT per la partecipazione a questo evento. Condivido il mio schermo. E vi chiedo di abilitarmi perché sono un'abilitata la condivisione. Ok, abilitata, perfetto. Ok. Nel mio intervento vorrei illustrare sostanzialmente le potenzialità offerte dal satellite per l'estrazione di informazione statistica sul territorio. Partirei da un dato di fatto, cioè che attualmente sono operativi decine e decine di satelliti che sono dedicati all'osservazione della Terra. E questi satelliti ogni giorno acquisiscono immagini su decine di milioni di chilometri quadrati, con immagini che hanno una risoluzione variabile da qualche chilometro fino a poche decine di centimetri. Il numero di satelliti operativi che leggete in questa slide è soltanto indicativo di quelli medio-grandi, quindi con massa medio-grandi maggiore di 50 kg, ma in effetti sono in orbita anche centinaia di satelliti cosiddetti micro e nanosatelliti, alcuni delle dimensioni anche di una scatola di scarpe, e anche questi satelliti acquisiscono in continuazione immagini sul nostro territorio. Quindi queste immagini sono uno strumento fondamentale per ottenere informazioni sempre aggiornate su base anche giornaliera sullo stato del territorio. Dunque, quando parliamo di dati satellitari non dobbiamo pensare soltanto a quelle che sono le immagini che vediamo su Google Earth, Google Map, che sono sostanzialmente assimilabili a delle foto che potremmo scattare da un finestrino di un aereo che vola a alta quota. I satelliti che operano nell'ottico, infatti, oltre a questo tipo di immagini, consentono anche di acquisire informazioni in bande spettrali che sono invisibili all'occhio umano, ed in particolare, per esempio, l'infrarosso.
qui abbiamo la stessa immagine vista nell'infrarosso, l'informazione che viene acquisita è un'informazione complementare e in particolare l'infrarosso consente di avere informazioni molto dettagliate sullo stato della gelazione e non solo. Oh, ci sono poi satelliti radar. Il satellite ottico è un satellite che acquisisce informazioni dall'alto, quindi se abbiamo presenza di nuvole, l'immagine sarà totalmente occupata da nuvole, quindi non vedremo niente di quello che c'è sul territorio. Ma in effetti abbiamo anche i satelliti radar che operano sia in assenza di illuminazione, sia sono totalmente indipendenti dalla presenza di nuvole, quindi acquisiscono immagini in qualsiasi condizione atmosferica. Vorrei segnalare che i satelliti radar tecnologicamente più all'avanguardia sono un'eccellenza italiana, che sono i satelliti della costellazione Cosmos Chiamet dell'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi da questi satelliti ogni giorno anche qui acquisiamo migliaia e migliaia di immagini sul territorio. Oh, in funzione delle caratteristiche del singolo satellite è diverso il dettaglio dell'immagine che viene fornita. Per esempio qui vediamo la stessa zona acquisita con tre satelliti diversi, a 10 metri di risoluzione, 4 metri e 50 centimetri. È evidente ovviamente la differenza di dettaglio, quindi il tipo di informazione che è possibile estrarre. Teniamo conto che attualmente si arriva con la tecnologia satellitare a acquisire immagini con risoluzione fino a 30 centimetri. Ora, quasi tutte le immagini fino a 10 metri di risoluzione sono disponibili in forma gratuita, essendo acquisite da missioni non gestite da società private. Quindi in particolare sono totalmente gratuiti i dati dei satelliti sia ottici che radar del programma Copernicus, che è costituito dalla costellazione di satelliti chiamata Sentinel. Dati invece con risoluzione maggiore di 10 metri, quindi anche queste immagini a 50 centimetri che vediamo in questa slide, sono gestiti da privati e quindi hanno un costo che tra l'altro è proporzionale alla risoluzione. Ora, un dato di fatto è che le immagini satellitari sono sostanzialmente delle foto, mentre quello che normalmente è richiesto sono dati e informazioni, e soprattutto è richiesto che queste informazioni siano confezionate in un formato che sia direttamente fruibile dall'utente finale. Nasce quindi l'esigenza di trasformare le immagini in informazione, che può essere generalmente... possono essere degli strati informativi, come quelli che vediamo in questa slide, che sono gli strati geografici di base che sono stati identificati dalla UNGGIM, che è il Comitato delle Nazioni Unite che si occupa di informazioni geospaziali. Abbiamo 8 strati informativi che sono direttamente o rilevabili con immagini satellitari o comunque con il supporto di immagini satellitari. Da questi strati si arriva poi alle stazioni, quelli che a contabile moderno sono chiamati analytics, ma alla fine sono statistiche di vario tipo che sono presentate all'utente finale con diverse tipologie di rappresentazione, quindi sotto forma di grafici, tabelle, numeri, diagrammi e quant'altro. Allora, qui c'è un esempio pratico della declinazione di questo schema applicato a un caso reale. Questo era un evento che è avvenuto nel 2017, se non sbaglio, l'uragano Harvey, che ha colpito sostanzialmente tutta la fascia, in questo caso degli Stati Uniti meridionali, in particolare il Texas, e c'era l'esigenza di definire quali fossero i danni contea per contea subiti dalle piantagioni di cotone. Quindi partendo dalle immagini sono stati generati degli strati informativi, in particolare sotto vediamo da satellite sono state identificate le aree che sono state effettivamente sottoposte ad alluvione, sopra vediamo un'immagine in cui sostanzialmente vengono identificati tutti quanti i campi di cotone e il relativo strato di crescita, tutto questo derivato dalle immagini, e in base a queste informazioni è stato possibile quindi fornire delle analytics finali che alla fine sono semplicemente delle semplici tabelle che racchiudono un puntone informativo contenuto in gigabyte di centinaia di gigabyte di dati, ma sono semplici statistiche relative ai danni subiti dal cotone contea per contea. Ora, quindi per estrarre informazioni dalle immagini occorrono sostanzialmente, da un lato, le immagini, poi occorrono delle risorse per il calcolo, occorrono degli algoritmi per estrarre questa informazione. E diciamo che per quanto riguarda questi tre componenti, siamo in questo momento in una situazione veramente molto, molto favorevole e molto dinamica.
Allora, per quanto riguarda i dati, abbiamo già visto che ce ne sono in grande abbondanza, quindi sono a posto. Per quanto riguarda il processing, il cloud processing ormai è una struttura, una risorsa, diciamo, largamente utilizzata, e tra l'altro esistono delle piattaforme cloud che sono proprio orientate al processamento delle analisi dei dati. La Commissione europea, per esempio, ha finanziato lo sviluppo di 5 piattaforme cloud che sono chiamate DIAS, che hanno già a bordo i dati satellitari, non c'è neanche bisogno di andarseli a scaricare dai repository. E quindi in particolare sono presenti su queste piattaforme sia i dati satellitari che alcuni stati informativi generati dal programma Copernicus. Anche i provider commerciali, tipo molto più commerciali, tipo General Purpose, come per esempio Amazon Web Service, fornisce ormai l'accesso diretto i dati satellitari Opera, quindi in particolare quelli di Copernicus, risoluzione di 10 metri, senza necessità di effettuare il loro download dai vari repository. Quindi per il processing non ci sono assolutamente limitazioni per quanto riguarda le strutture, diciamo, che consentono di elaborare grosse quantità di dati in tempi brevissimi. Oh, l'ultimo pezzo della catena sono gli algoritmi, e anche qui c'è una piena maturità di tecniche come l'artificial intelligence, deep learning, machine learning, che sono pienamente operative e largamente utilizzate per l'estrazione di informazione. Qui c'è una catena tipica rappresentata per quanto riguarda l'estrazione di informazione di oggetti, in questo caso tramite una procedura di machine learning. Oltre a questo frangente tecnologico particolarmente favorevole, abbiamo anche dei driver rilevanti che sono i framework a livello nazionale o internazionale, e questi che richiedono sostanzialmente la generazione di dati statistici. Quindi non soltanto la componente tecnologica è favorevole, ma ci sono anche dei driver in questo momento che spingono sulla generazione di dati. Segnalo tra questi l'Agenda 2030, con il Sustainable Development Goal, e le problematiche legate ai cambiamenti climatici. Quindi, per l'estrazione di informazioni dai satellitari, tutti gli ingredienti sono al posto giusto. A questo punto, però, nasce una domanda, che è tipica delle domande che vengono fatte quando si tratta di utilizzare informazioni provenienti dai satellitari, e cioè quanto è accurata l'informazione che viene estratta da questa immagine. Allora, a questo riguardo, occorre valutare per un impegno operativo delle informazioni derivate dal dato satellitare sia l'accuratezza geometrica del dato che l'accuratezza tematica. Allora, per quanto riguarda la parte geometrica, per utilizzare il dato satellitare, che sono nient'altro che foto acquisite da un'altezza di circa 500-600 km, occorre proiettarle, queste immagini, su una cartografia di riferimento tramite un procedimento chiamato ortocorrezione. Questo procedimento è basato su un modello geometrico che impiega dati relativi alla geometria di ripresa del satellite e impiega anche dei dati ausiliari, come per esempio la morfologia del terreno. Il processo di progressione geometrica è totalmente automatizzato e fornisce risultati dipendenti dalla qualità dei dati forniti in input. Sostanzialmente, col dato satellitare si può raggiungere un'accuratezza geometrica compatibile con la scala 1 a 5000, nel caso si lavori con dati VHR, cosiddetti VHR, cioè dati Very High Resolution, ma si può anche scendere a scale ancora più dettagliate. Mentre per i satelliti a risoluzione geometrica minore, come per esempio quelli Open della costellazione Sentinel, con un pixel di 10 metri, l'accuratezza geometrica che si riesce a ottenere nel posizionamento nel mondo dell'informazione è di circa 1-2 pixel, quindi fra 10 e 20 metri. Ovviamente un'accuratezza geometrica, un posizionamento geometrico corretto, consente poi di incrociare l'informazione estratta dal satellite con l'informazione estratta da altre basi dati, quindi è particolarmente importante avere un dato che sia accurato da un punto di vista geometrico. Mentre il processo di tipo geometrico è molto automatizzato e anche codificato dal punto di vista procedurale, e quindi i risultati attesi sono abbastanza stabili in funzione del tipo di dato che viene passato in input, discorso diverso vale per passare da immagini satellitari a informazione. Allora, questo passaggio può essere fatto in modi diversi, sia automatici che manuali, e il modo in cui viene fatto ha un elevato impatto sulla qualità e l'affidabilità dell'informazione. Allora, per arrivare all'informazione, dobbiamo tener conto del fatto che le immagini comunque sono dei numeri alla fine, sono matrici di numeri, e
e noi su numeri siamo in grado di operare con operazioni e con algoritmi di vario tipo. E quindi possiamo trasformare, per esempio, un'immagine in una carta tematica. Ripeto, l'informazione che estraiamo dalle immagini avrà una qualità strettamente dipendente dagli algoritmi utilizzati per il processamento. Gli algoritmi ad alta affidabilità, chiamiamoli così, sono quelli che fanno uso di indici spettrali, cioè sfruttano il fatto che le immagini satellitari acquisiscono informazioni su più bande spettrali. E qui abbiamo l'esempio dell'indice di Weber, che è molto famoso come indice estratto dalle immagini. L'indice di Weber fa il rapporto tra la misura satellitare nella banda dell'infrarosso e la misura satellitare nella banda del rosso. Ora, la vegetazione nella banda dell'infrarosso riflette molto, una vegetazione sana riflette molto perché così evita di surriscaldarsi. E una vegetazione sana, sempre nel rosso, ha un forte assorbimento perché è la banda in cui viene assorbita la clorofilla. Per cui, facendo il rapporto tra la banda dell'infrarosso e la banda del rosso, che è appunto l'indice di verde, si ottiene un indice spettrale che sostanzialmente esalta lo stato di salute della vegetazione, quindi consente di produrre su base regolare delle mappe tematiche che ci consentono di monitorare in qualsiasi parte del mondo lo stato di salute della vegetazione a livello di singolo campo. E con l'altra risoluzione anche a livello di singolo albero. Altri algoritmi che utilizziamo sono algoritmi basati, per esempio, sul machine learning. Il machine learning viene molto utilizzato, l'intelligence viene utilizzata molto per quanto riguarda le estrazioni di singoli oggetti. Qui, per esempio, abbiamo l'estrazione con intelligenza artificiale degli edifici su una città particolarmente complicata che è Manila. Manila ha edifici di tutti i tipi, tutte le forme, tutte le dimensioni. Ebbene, applicando opportunamente, trainando la rete, è possibile estrarre dalle immagini satellitari, in questo caso altissima risoluzione, quindi fra i 30 e i 50 centimetri, circa il 95% degli edifici. Tanto per dare anche del tipo di accuratezza che si riesce a estrarre. Ci sono poi degli stati informativi che vengono generati da programmi internazionali, vengono già forniti come confezionati, che sono quelli forniti dal Monitoring Service di Copernicus, i cosiddetti High Resolution Layer, che sono diversi strati tematici estratti con algoritmi ampiamente documentati, algoritmi basati sull'analisi e il processamento di grosse serie multitemporali di dati, sia ottici che radar, e forniscono dei dati che sono, diciamo, plug and play e direttamente utilizzabili per l'estrazione di informazioni e statistiche disaggregabili a qualsiasi livello, visto che l'informazione puntuale è fornita a livello di pixel con una risoluzione che in genere è fra i 10 e i 100 metri. Altro layer informativo che troviamo preconfezionato, da guardare un po' con attenzione, è la cartografia tematica. Cartografia tematica può essere fatta in modo automatico o manuale. Diciamo che la cartografia tematica ha un problema, nel senso che dovendo fare delle cartografie tematiche in automatico su grosse estensioni territoriali, con grosse quantità di dati, l'accuratezza di questi tematismi può decrescere in funzione del numero di tematismi che si vogliono riconoscere e dell'estensione che si vuole ricoprire. Generalmente queste che coprono tutto il mondo hanno un'accuratezza variabile, tematica variabile fra il 60 e l'80%, quando parliamo di almeno 20 classi che sono riconosciute. Qui ne abbiamo un paio abbastanza utilizzate, che sono quella del Climate Change Initiative di ESA e del Copernicus Global Land Cover Maps. Altrimenti, molto famosa l'immagine, la cartografia Corinne, che invece viene generata per fuori di operazione, con un numero molto maggiore di classi e un'accuratezza migliore, perché c'è un procedimento molto più controllato di una rotazione anche dell'accuratezza delle classi. Esempi di applicazioni statistiche di tutto questa informazione che viene estratta. Io sono andato a pescare questa slide, che è una slide relativa al progetto Agri, un progetto che relativo alla stima, diciamo, alla stima della superficie e della resa delle principali colture agricole fatta negli anni 80, a partire dagli anni 80 dal Ministero dell'Agricoltura, in cui il satellite era utilizzato a supporto delle leve a terra per supportare apposta la stima delle principali colture, delle resa delle principali colture italiane. Quindi un utilizzo veramente risale a 35 anni fa, ma l'agricoltura è stato il principale ambito applicativo del satellite per molto tempo.
anche la Comunità Europea, il centro di ricerca di JSC, ha fornito per vario tempo delle statistiche basate unicamente sul satellite per verificare, diciamo, fornire le statistiche indipendenti sulle aree coltivate, le relative stime di resa. Qui vediamo un'immagine di almeno 196 di statistica sullo stato delle coltivazioni di questa velocità invernale. Arrivando un po' fino al presente, un esempio è di applicazione di grosse serie satellitari della generazione di statistiche è il Solstice Index di Eurostat, che è uno degli indicatori di sviluppo sostenibile di Eurostat. Viene derivato dallo strato di Intelligence del servizio Copernicus, quindi utilizzando direttamente lo strato tematico generato dall'analisi multitemporalità dei satellitari, abbiamo pubblicato delle statistiche a livello europeo sul singolo paese, proprio derivate direttamente dallo strato di Intelligence. Altro esempio, sono indicatori dello sviluppo sostenibile, questo caso è l'indicatore 15.3.1, che è relativo sostanzialmente all'individuazione del territorio degradato. E la procedura di calcolo che viene applicata a livello internazionale è basata su una serie di parametri, di cui alcuni vengono estratti come processamento di grosse serie di immagini satellitari che generano sostanzialmente time series di indice di verde e line cover. Processando questi dati insieme con altre informazioni è possibile generare quelle che sono le statistiche poi pubblicate da Eurostat sui singoli paesi europei, ma in questo caso, scusi, Eurostat, in questo caso dalla Custodia Agency, che mi sembra sia l'ONCCD in questo caso, di percentuale di suolo degradato per ogni paese. Altro esempio di indicatore sulla percentuale di aree forestate, può essere anche questo derivato direttamente dal servizio Copernicus. Ripeto, il servizio Copernicus è un servizio in cui le procedure di classificazione e di estrazione dei layer informativi avvengono mediante delle tecniche, dei workflow altamente, diciamo, collaudati, quindi sono dati con un'elevata attendibilità. E la cosa importante è che comunque un indicatore derivato da satellite consente di avere una aggregazione, disaggregazione a qualsiasi livello di unità geografica, perché, ripeto, l'informazione viene raccolta sul pixel che poi ha le dimensioni tra 10 e 100 metri. Quindi, rapidamente, le conclusioni. Abbiamo visto che le immagini satellitari hanno un elevato contenuto informativo che però deve essere estratto tramite elaborazioni specifiche che consentono di generare dati che vengono presentati sotto forma di mappe, tabelle, diagrammi, grafici e quant'altro. C'è un'ampissima disponibilità di immagini, ce ne sarà sempre di più in futuro. Non è un problema dalla parte di infrastrutturale per il processing, non sono un problema gli algoritmi di calcolo, e quindi è possibile estrarre sempre più informazioni specifiche a supporto del mondo statistico, ma anche a supporto di qualsiasi dominio applicativo che necessita di dati sul territorio. Da tener conto però che la qualità delle informazioni estratte è strettamente legata alle modalità di processamento, e quindi è opportuno che siano sempre analizzati i metadati che vengono forniti a corredo del dato, e dopodiché l'informazione estratta opportunamente validata può essere impiegata a supporto della generazione di statistiche sul territorio con un dettaglio spaziale veramente, veramente elevato, che può giungere, ripeto, su elementi territoriali di pochi ettari. Direi che possiamo chiudere qua per qualsiasi poi follow up e domande, così sono i miei riferimenti. Grazie mille, dottor Volpe, per questa presentazione molto interessante, questo excursus nel mondo dei dati satellitari. Grazie, e passerei direttamente all'ultimo contributo che verrà presentato dal dottor Giuseppe D'Acquisto dell'Autorità Garante della Privacy, in cui il dottor D'Acquisto è delegato per le questioni tecnologiche presso lo European Data Protection Board, occupandosi degli aspetti metodologici legati ai trattamenti dei dati personali, inclusi quelli effettuati dall'Istat. Dottor D'Acquisto oggi discute il tema dell'accesso alle nuove fonti con riferimento ovviamente alle sfide legate alla privacy. Lascio a lei la parola, dottor D'Acquisto.
Grazie per l'invito, dottoressa Luzzi. Certamente il tema dell'accesso alle nuove fonti per indagini statistiche e l'intersezione con gli aspetti di protezione dei dati personali è uno dei temi di maggiore interesse e attualità sia per voi che per noi della privacy. È evidente, ne avete parlato negli interventi precedenti, che i dati crescono in volume ed è nelle cose l'idea di utilizzarli per varie finalità di interesse pubblico o privato, anche diverse da quelle per le quali quei dati sono stati raccolti in prima battuta. Ne parliamo da diversi anni ormai, eppure è altrettanto nelle cose che questa prospettiva di big data, diciamo, non si è ancora del tutto realizzata. Ora, la ragione per cui ancora i big data non hanno dato il loro meglio, per così dire, lo voglio dire sin da subito, non è il mancato rispetto della privacy. La privacy ha certamente un ruolo specifico, e ne parlerò nel mio intervento, però io credo che questo mosaico che tutti abbiamo in mente di grandi benefici per la collettività dall'impiego di dati provenienti da diverse fonti, mancano ancora alcuni tasselli fondamentali. E questi tasselli mancano sia su un piano giuridico sia su un piano tecnico e richiedono, a mio giudizio, interventi non di poco conto, su cui credo sia utile riflettere insieme. Ora, su un piano giuridico, a me sembra che il GDPR non sia un ostacolo all'impiego di nuove fonti. Le indagini statistiche sono riconosciute come un interesse pubblico che abilita i trattamenti in molte situazioni. L'articolo 89 del GDPR, a cui facciamo sempre riferimento quando parliamo di statistiche e di privacy, ci dice che le indagini statistiche sono possibili purché siano realizzate idonee misure di garanzia. Tra l'altro è un articolo molto breve, anche molto chiaro, e non vedo grandi difficoltà interpretative. Il punto è che cosa sono le indagini statistiche e questo il GDPR non ce lo dice. L'articolo 89 rimanda, diciamo, è un puntatore, se possiamo esprimerci in termini informatici, a una legge statistica nazionale o comunitaria che ci chiarisce quali sono le fonti impiegabili e le finalità di interesse pubblico della statistica ufficiale. Diciamo, non si può chiedere al GDPR di indicare le fonti e le finalità statistiche, non è compito della privacy dire questo. La risposta a questi interrogativi credo possa e debba venire da una norma di settore. Ad esempio ci si può aspettare che arrivi dal Data Act, che è stato citato in precedenza, a cui sta lavorando la Commissione europea. Noi oggi abbiamo un quadro di impiego dei dati personali per applicazioni statistiche che prevede la raccolta del dato o direttamente presso l'interessato o da fonti pubbliche. Il resto non è ancora codificato e non è stato codificato per ragioni di privacy. La ragione per cui le uniche forme attualmente codificate di trattamento di dati personali in ambito statistico sono la raccolta diretta o la raccolta da archivi pubblici, io credo, è questa, cioè che in entrambi i casi l'interessato è prima di tutto un cittadino, cioè è parte di una comunità, per cui il dato nasce già nell'interesse pubblico. Nel caso invece di raccolta da altre fonti, per esempio da aziende, diciamo citate negli interventi che hanno preceduto il mio, l'interessato non è prima di tutto un cittadino, ma è prima di tutto un utente cliente. E le cose cambiano, e cambiano in modo radicale, non è un problema di cambio del contesto, dalla dimensione privata alla dimensione pubblica, di cui la persona non è consapevole, cioè non è un problema di trasparenza. Eppure, diciamo, tradizionalmente è una preoccupazione che viene dal mio mondo, dal mondo privacy, non è quello il nodo più critico. La questione più spinosa è che quel dato dell'interessato utente-cliente nasce con un interesse di parte. Quel dato esiste in quanto serve a una parte specifica per il conseguimento di un proprio fine economico. E questo fine economico non sempre coincide, anzi in genere non coincide, con l'interesse pubblico della statistica. Questo credo sia il nodo da sciogliere, che è un nodo, insomma, piuttosto difficile da sciogliere, un nodo gordiano. Ora, io non lo so se una legge che dica che da oggi i dati delle aziende o dei bacini di dati, come si diceva in apertura, possono essere impiegati per la statistica ufficiale sia sufficiente a sciogliere questo nodo e a riconciliare
l'interesse di una parte e l'interesse pubblico della statistica. Questo io non lo so dire, non lo so prevedere, però diciamo metodologicamente mi metterei nella situazione di caso peggiore. Cioè, che cosa succede se all'interno di una legge statistica comunitaria come il Data Act viene stabilito un obbligo per i soggetti privati a condividere un dato personale o non personale e questo obbligo si scontra con l'interesse di parte, che magari può essere anche un forte interesse di parte a trattenere quel dato. Succede che potrebbe prevalere l'interesse di parte e questo scenario di aumento delle fonti nell'interesse pubblico potrebbe verosimilmente, io direi, non realizzarsi. Questo sarebbe una grave perdita. Io, diciamo, in passato e anche oggi ho scritto sui big data e sono un sostenitore del valore dei big data, ma abbiamo questa barriera, che è una barriera molto rilevante, dell'interesse economico del dato che bisogna superare. Ed è un problema preliminare, fondamentale, che viene prima di ogni altra considerazione, inclusa la privacy. Allora, forse, a mio giudizio, la sola imposizione generalizzata di una condivisione da soggetti privati a soggetti pubblici, quello che chiamiamo B2G, potrebbe non bastare a superare questo interesse di una singola parte. E io credo, meno che mai, un generico richiamo all'altruismo digitale. Io credo che noi abbiamo ancora un po' di tempo, ognuno per la propria parte, lato Istat, lato Garante, lato Autorità Europea di Protezione dei Dati Personali, per contribuire alla costruzione di una norma statistica comunitaria che promuova l'impiego di fonti nuove, però con i giusti incentivi per la condivisione da parte dei soggetti privati e soprattutto in un quadro di tutele per gli interessati clienti quando i loro dati diventano di pubblica utilità. E qui entra in gioco la privacy. Qui, a questo punto, e non prima. E che cosa ci dice la privacy? O meglio, che cosa è prevedibile che ci dica in uno scenario del genere? Che se per il raggiungimento delle finalità statistiche di interesse pubblico noi siamo capaci di aggiungere una nuova fonte privata alle fonti tradizionali della raccolta presso l'interessato o della raccolta da archivi pubblici, allora questa aggiunta, che non è affatto scontata, diventa un elemento di rischio. Siccome allarghiamo il perimetro della raccolta, sempre diciamo seguendo quello che ci dice il GDPR all'articolo 89, dobbiamo pensare a nuove forme di tutela che siano adeguate all'abbondanza dei dati, che siano integrate nel trattamento, come diciamo noi, cioè non esterne, non preliminari, non soltanto giuridiche, ma numeriche. Ecco, dobbiamo pensare a tecniche numeriche che si accoppino e possibilmente preservino il valore del dato per il soggetto privato conferente, cioè che dà il dato, e che creino valore nell'interesse pubblico. E queste tecniche numeriche devono essere in grado di fare coesistere entrambi questi valori. E, diciamo, visto da questa prospettiva, capite bene che è un po' più di un controllo formale privacy. La privacy diventa una questione di sostanza nei big data. Questo, a mio giudizio, è la sfida della privacy nello scenario big data. Promuovere un approccio statistico che sappia lasciare da una parte presso l'azienda il valore del dato per il soggetto privato, che sappia estrarre dal dato il valore nell'interesse pubblico e che sappia lasciare presso l'interessato, cioè presso la persona, tutti quegli attributi più delicati che tutto sommato non sono utili per finalità di interesse collettivo. Ora, questo bilanciamento degli interessi e questo disaccoppiamento sono, lo capite bene, molto difficili, però sono condizioni preliminari se vogliamo puntare a dei big data virtuosi, potremmo dire. Cioè non ci sono, a mio giudizio, scorciatoie semplicistiche che ci consentano di arrivare all'obiettivo, perché le scorciatoie semplicistiche lasciano invariata la complessità dello scenario e non realizzano questa strategia. E qui serve una riflessione anche di carattere tecnico, lo dicevo in avvio, cioè ci sono dei tasselli che mancano sul piano giuridico, dei quali ho parlato insomma brevemente, ma ci sono anche dei tasselli che mancano sul piano tecnico. Ora, sul piano tecnico posso, diciamo, segnalare queste aree di riflessione comune
tra Istat e autorità di protezione dei dati personali. Intanto, una riflessione sulla natura dei dati. Io direi che conviene partire dall'assunto che nella maggior parte delle situazioni, diciamo, di trattamenti con nuove fonti, c'è un trattamento dei dati personali, non il contrario. Cioè, non dobbiamo partire dall'assunto che questo allargamento delle fonti non ci sono trattamenti di dati personali perché il dato magari non è intellegibile. Non conviene partire da questa semplificazione, in quanto, oltre che essere gravemente sbagliata, non risolve i problemi e non genera fiducia nella condivisione dei dati. Se invece partiamo dall'assunto che i dati sono personali, io penso che possiamo ragionare nella linea indicata dal dottor De Gubellis, cioè dovremmo ragionare chiedendoci: ma è proprio necessario che siano i dati a essere condivisi? O magari i dati possono stare fermi e essere condivise solo le computazioni? Ecco, forse guardando il problema da questa prospettiva si possono aprire scenari nuovi e si possono fare considerazioni anche nuove. C'è tutta quest'area promettentissima, appunto, a cui accennava il dottor De Gubellis, della secure computation, che sicuramente ormai è uscita dai paper di ricerca, almeno da una decina d'anni, ed è diventata una possibilità concreta per i trattamenti di dati personali che si può senz'altro esplorare. C'è sul piano più squisitamente tecnico, hardware, potremmo dire, la questione della possibilità di realizzare dei trusted execution environment, in cui siamo in grado di realizzare un forte disaccoppiamento fisico tra chi c'è dei dati e chi li tratta. Sono prospettive sicuramente interessanti in cui si possono individuare nuovi ruoli tra il soggetto che c'è dei dati e il soggetto che tratta i dati. Ci sono molte consolidate tecniche di anonimizzazione dei dati, come la differential privacy, che peraltro è stata già impiegata dal 2020 nelle rilevazioni statistiche dello US Census Bureau. Questi sono punti di flessibilità, opportunità nuove che ci consentono di ragionare su un possibile alleggerimento del carico per chi magari sarebbe pure disposto a cedere i propri dati, ma ovviamente non vuole sostenere costi e non vuole avere impatti di mercato che derivano dalla condivisione dei dati. E le opzioni a cui io, diciamo, succintamente ho accennato, ma più di me lo ha fatto il dottor De Gubellis, non sono soltanto opzioni tecniche, ma sono opzioni tecniche che funzionano, che sono rispettose dei principi della protezione dei dati personali e che soprattutto consentono di creare incentivi per i soggetti dai quali ci si aspetta che condividano dei dati. Certo, sono opzioni complesse, direi anche molto complesse, richiedono una pianificazione, ma la domanda è: vogliamo imbarcarci in questo progetto così ambizioso di trasformazione della statistica ufficiale e io direi pure di trasformazione digitale delle nostre società con soluzioni così fatte alla bella e meglio, abborracciate? Io direi di no, non credo. Servono in questo lavoro sicuramente le migliori idee e serve soprattutto, a mio giudizio, non farla facile. Ecco, se la facciamo facile sarà molto difficile. Se invece la facciamo difficile, quello che posso dirvi è che in questo dibattito il garante per la protezione dei dati personali sarà sicuramente un interlocutore propositivo, magari critico, anche molto critico, che però vi accompagnerà verso una soluzione che, diciamo, non sacrifichi nessuno dei poli di questo ragionamento e soprattutto, men che mai, il polo più debole del ragionamento, che è la persona, che tutto sommato è il tesoro di dati più prezioso che voi e noi vogliamo preservare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, dottor D'Acquisto, e raccogliamo senz'altro l'invito ad affrontare queste tematiche complesse che lei ci ha richiamato in modo rigoroso e tenendo conto dell'estrema complessità che ci troviamo davanti in termini, come lei ha sottolineato, di nuovo quadro di protezione della privacy di dati personali, il nuovo contesto informativo in cui noi come Istituto Nazionale di Statistica ci troviamo a dover fare
i conti. Quindi grazie per le sollecitazioni e per gli spunti di riflessione del suo intervento. E passerei senz'altro quindi alle conclusioni. Riassumendo, abbiamo capito che sostanzialmente siamo in una fase in cui è cresciuta enormemente la richiesta di informazioni sempre più dettagliate, sempre più tempestive su fenomeni economici, sociali, territoriali, ambientali e a supporto dei decisori politici. E a questa richiesta si è accompagnata un eccezionale aumento dell'offerta di nuovi giacimenti digitali, di enormi quantità di dati detenuti da soggetti pubblici e privati, potenzialmente utilizzabili per l'arricchimento delle statistiche pubbliche o per la stima di fenomeni che sostanzialmente non sono misurabili mediante, diciamo, i metodi tradizionali, indagini statistiche o l'uso di fonti amministrative. Questa esigenza di accedere e sfruttare fonti non tradizionali, come è stato ricordato anche dai relatori, ha avuto un notevole impulso durante questo periodo, durante questa fase pandemica in cui gli istituti produttori di statistiche pubbliche, tra cui ovviamente l'Istat, hanno registrato notevoli difficoltà ad acquisire dati secondo appunto i canali tradizionali e quindi hanno intensificato investimenti, ricerca, studi orientati all'accesso e all'uso di fonti alternative potenzialmente utili alla produzione statistica. C'è però il tema di mantenere e accrescere la rilevanza, la reputazione e l'affidabilità della statistica ufficiale, più in generale della statistica pubblica, e quindi superando sì in qualche misura la competizione con i nuovi produttori privati di statistiche, ma mantenendo appunto la caratteristica di qualità e di trusted statistics, che è appunto prerogativa dei produttori di statistica ufficiale. Questo, se da un lato ha determinato appunto un percorso verso la costruzione di un nuovo, diciamo così, come ormai viene chiamato, ecosistema di dati, ha posto appunto degli elementi, degli interrogativi, delle esigenze chiave. Una ce l'ha ricordata il dottor D'Acquisto con il suo ultimo intervento, e cioè la necessità del perfezionamento di un nuovo e più stringente quadro normativo, a partire dal GDPR, sulla protezione della privacy in input, in output, nel caso in cui ci orientiamo verso l'utilizzo a fini statistici di fonti non tradizionali di dati personali, con tutta appunto la complessità di cui ci ha parlato il dottor D'Acquisto. Ma ovviamente altri temi chiave sono stati discussi nell'ambito delle presentazioni, e quindi la necessità di definire nuove forme di partnership, di collaborazione tra attori pubblici e privati a livello sia nazionale sia internazionale, in particolare a livello europeo, per la condivisione dei rispettivi patrimoni informativi a supporto della produzione di statistiche di interesse pubblico. E infine, ma non ultimo, ovviamente, la necessità di sviluppare soluzioni metodologiche e tecnologiche avanzate e di standard di qualità per l'accesso sicuro, il trattamento e l'uso a fini statistici di fonti di dati non tradizionali. Tutti i contributi che sono stati presentati questa mattina e oggi in questa sessione ci hanno fornito una panoramica ampia della complessità di questi temi, ma anche, secondo me, ci hanno mostrato la necessità di proseguire nelle sperimentazioni, nelle applicazioni, nelle riflessioni a livello metodologico, tecnologico, normativo, per lo sviluppo di soluzioni e strategie che rendano possibile l'accesso sicuro e lo sfruttamento efficace ed efficiente a fini statistici di informazioni di nuova generazione e fonti private di dati. Con questo io concluderei, ringrazio i relatori che sono intervenuti per la loro partecipazione a questa sessione, per le loro interessantissime relazioni, i loro contributi esperti. Ringrazio tutti i partecipanti a questa sessione e auguro a tutti un buon proseguimento di conferenza. Arrivederci.